Stamattina ho visitato l'impianto dove è avvenuto l'incendio insieme al sindaco e al direttore generale dell'ASL e ovviamente ai vigili del fuoco, il commissariato e i carabinieri, e anche per visionarlo personalmente, ma visto che ero qui a Pomezia, per rassicurare i cittadini dei dati che ci stanno continuando a pervenire, che sono dati assolutamente positivi, e cioè che escludono presenza di diossina nell'area circostante gli abitati. Abbiamo dati molto positivi che riguardano anche gli alimenti, i campionamenti fatti sugli alimenti che escludono presenze di inquinanti.